Oggi sono qui nella duplice veste di padrone di casa e di consigliere del distretto culturale. Io diciamo, passerò un po' il mio discorso a livelli più umani e meno istituzionali. Per me è un enorme piacere, innanzitutto, notare il grande dinamismo e la grande competenza dello staff del distretto culturale Le Regge dei Gonzaga, quindi non solo il direttore Elena Aiello, che ho il piacere di avere qui alla mia sinistra, ma anche Elena Froldi Paganini, la dottoressa Carmelita Trentini, che è seduta là nel pubblico, che gestisce le rendicontazioni, Alessandro Tanassi, che è in fondo nell'angolo davanti alla cinepresa. Alessandra De Monte, che purtroppo per un piccolo incidente ha corso ieri, non è presente qui con noi. E poi oggi abbiamo anche l'onore di avere Guia Racco di Fondazione Cariplo, che è responsabile di tre dei distretti culturali della Lombardia, che è qui tra di noi. Ecco, un grande piacere avere qui anche le grandi competenze dei tre relatori che oggi illustreranno. Io vedo la grande partecipazione, non sta a me dirlo, comunque è un vanto che mi faccio. Siamo riusciti a mettere insieme tre delle eccellenze che abbiamo sul territorio italiano a livello di competenza di restauro, quindi la competenza storica e tecnica dell'architetto Petracco, cui ci lega anche un'intensa sintonia di studi, l'architetto Francesco Ugelli, che è ritenuto uno dei massimi esperti del legno, e l'abilità e la perizia del dottor Querido, che diciamo, ha trattato questi soffittellini con la cura e col riguardo che appunto questi manufatti esigono. Ecco, non ultimo, ecco, non qui presenti, ma bisogna ricordarli, l'ingegner Cristiano Amigoni, col quale ora stiamo lavorando sui progetti definitivi del ripristino dei palazzi dopo gli eventi sismici, e è lecito e doveroso ricordare anche le competenze di Anna Maria Bassobert, il funzionario della sovrintendenza. Tra l'altro compagna di studi dell'architetto Petracco, per cui ci troviamo, quando parliamo di Sabbioneta, quasi in famiglia, a trattare in diversi ambiti e con diverse competenze questo tesoro che merita l'attenzione, un'attenzione particolare, ma questo non per campanilismo e per municipalismo, ma per la qualità dei beni, dei manufatti. Riconosciuti ovviamente anche dall'UNESCO, quindi scelti dallo Stato italiano per rappresentare il patrimonio del nostro paese nel mondo. Non dimenticate mai che quando si parla del sito UNESCO non si parla di qualcosa da tenere generosamente in casa e da sorvegliare sotto il campanile, ma è una questione che ha a che fare sempre con lo Stato italiano. È l'eccellenza del patrimonio italiano agli occhi del mondo. Quindi è con questo spirito che l'amministrazione comunale, nonostante siamo 4.500 anime, ci conosciamo tutti praticamente, e ovviamente trattiamo la piazza come il cortile di casa, la cittadinanza, l'amministrazione hanno il dovere di essere responsabili anche di conservare e custodire un patrimonio così importante. Bene, allora io passo la parola all'architetto Elena Froldi Paganini, e poi iniziamo con i lavori e con le relazioni. Vi ringrazio.